Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buonasera a tutti, buonasera. Carlo, ci ritroviamo per Filo Rossonero, finalmente dopo un'altra vittoria in Serie A e a questo punto cerchiamo la terza sabato a Bergamo. Sì, è una partita difficile però affascinante perché il Milan non può permettersi di pensare all'impegno fondamentale, ancora più fondamentale rispetto a quello di Bergamo, perché deve concentrarsi su una partita che a Bergamo, quando vai a Bergamo, sono sempre partite difficili, no? Ingannato dal 3-0. L'Atalanta, da quello che mi dicono, non sta benissimo sul piano fisico, ha perso dei giocatori. E l'Europa League è una manifestazione importante e affascinante. Però si fa sentire. Però l'Europa League con quelle partite il giovedì sera è micidiale, micidiale. Quindi il Milan deve approfittare di un pochino di un momento di difficoltà dell'Atalanta, ma rimane sempre una partita stracomplicata. Carlo, ci chiedono in tanti da casa, Leao, uno spezzone lo vedremo, sei più cauto? Io sono più cauto. Oggi ha fatto un altro allenamento personalizzato, ieri era andato molto bene, andrà molto bene speriamo anche oggi, e domani dovrebbe andare in gruppo. Io faccio il tifo perché oggi sia andato bene, non molto bene, che domani non vada in gruppo, continui la preparazione e averlo o in panchino o dal primo minuto contro il Newcastle. Due o tre allenamenti e buttarmelo in partita, personalmente spero di no. No, anche perché voglio dire, questa squadra ha dimostrato nelle ultime gare che è ovvio che con Leao è meglio, però se dobbiamo rischiarlo per una partita come quella di sabato, seppur importante, anch'io sono più per la cautela. Spero che non, e che anche ad adesso, poi quando rientrano tutti i giocatori, Pioli sia così bravo, e non è facile, di effettuare dei turnover, altrimenti i giocatori, con il modo di giocare di Pioli, molto coraggioso, molto propositivo, molto intenso, c'è il rischio che quando hai una partita alla settimana reggi, quando ne hai due no, l'ha dimostrato anche l'anno scorso. Quindi mi auguro che il turnover è necessario, perché puoi perdere qualche punto ma non perdi i giocatori, è una scelta. E poi magari, sai, se la squadra si abitua anche un po' di più al turnover, magari poi si incastrano dei meccanismi anche in maniera migliore, no? Più sta meglio, Jovi gioca di più, sta meglio, fanno i gol, sono più decisivi, eccetera. Sì, così è dura, così. Cioè così sempre gli stessi non è facile. Ma Carlo, invece ti chiedo anche di Kier e quando ti aspetti il rientro di Noah Okafor. Okafor dicono Monza, e invece Kier spero che rubi una panchina contro il Newcastle. Sì, comunque sono in teoria entro queste tre gare gli assenti che ci sono ora, a parte i lungodegenti che purtroppo dovremmo recuperarli. Adesso non conosco la situazione, visto che sono già passati almeno due mesi, di Sportiello. Ho visto ho visto qualche foto di qualche suo allenamento, hanno definito leggero. Però già vederlo. E allora vedi che anche in queste tre partite, se non sarà magari entro la fine dell'anno, rientra anche lui. Carlo, vado al mercato, perché questa mattina c'era un pezzo di Monica Colombo su Mike Maignan e il suo rinnovo. Volevo chiederti anche in base alle domande da casa cosa sapevi tu su questa trattativa. Sul pezzo c'è scritto che la richiesta di base degli agenti è di 8 milioni, da 8 milioni. Sì, è la richiesta secondo me giusta. Maignan è uno fra i primi 3, 4, 5, decidete voi il migliore, scegliete voi, nel mondo. I concorrenti a livello di miglior portiere del mondo hanno tutte queste cifre molto alte, ed è giusto nel suo ultimo contratto dargli queste cifre, altrimenti si prende l'ipotesi di venderlo. Però è una cosa, conoscendo anche l'umore di Maignan, la sua voglia, il suo orgoglio, eccetera, da decidere subito, non si può aspettare, non deve essere una cosa lunga. O gli dici no, 8 non te le diamo mai, portaci una squadra, oppure ti diamo gli 8 e poi vediamo se arriva lo stesso una squadra. Ma non è una cosa da tenerla molto lunga, secondo me il ruolo è troppo delicato. Sì, poi ogni volta che... non ce lo vedo, quindi non
già un tipo particolare che vuole giocare sempre, cioè è un personaggio particolare, non si può rischiare. Sì, onestamente poi magari ci sbagliamo, però onestamente non ce lo vedo a vivere la telenovela che abbiamo vissuto per altri rinnovi, Mike, non ce lo vedo proprio. No, neanche io. Carlo, passo alla domanda invece che riguarda quello che è uscito ieri sul Sole 24 Ore, se ne sta parlando di Investcorp o eventuali altri investitori. Allora, per quello che riguarda Investcorp non ci sono cose ufficiali, però trapela che non sia vero questa cosa di... Trapela, con tutto rispetto lo dico, certo, nei confronti di questa di Enrico Currò, Sole 24 Ore... Repubblica, che hanno lanciato questa indiscrezione. Io sento anche l'altra parte, mi dicono no, non parlano, non dicono nulla, ma fanno trapelare che non ci sia stato questo incontro con Investcorp. Però nessuno ha detto, mi ha detto, non ci sono stati incontri con Arvi. Quindi dividiamo le cose, sì, che siano stati Bahrain, che siano stati nel paese del Golfo Persico, sicuro. Investcorp dico di no, e quindi se dicono di no o fanno capire che non sia così, ci crediamo, e che Jerry Cardinale cerchi in quel mondo degli investitori, credo che sia, fa parte del mestiere dei fondi, quello di cercare investitori. Quando Elliott ha preso il Milan, chiaramente ha detto ai loro investitori: investite qua perché mi date 10 e sono convinto di restituirvi 11, 12, 13, 14, quello che volete. E quindi la stessa cosa per il fondo, non vuol dire difficoltà, vuol dire cercare investitori, fa parte del lavoro. Quindi magari Investcorp più no che sì, però comunque non si nega di provare a fare questo. Che poi Beatrice sia solo foriero di cose a presenti investitori di questo momento, non lo so. Se sia foriero di strategie future che vedano protagonisti gli arabi, questo non me la sento di escludere, soprattutto se e quando avremo lo stadio. Carlo, l'ultima cosa che ti chiedo è su Zlatan Ibrahimovic, perché in questi giorni ce ne siamo un po' dimenticati, però il vederlo, no, il vederlo allo stadio spesso, diciamo che... Beh, hai ragione. Prima andavo allo stadio sotto, no? Dietro le panchine dei giocatori. Sì. Dietro la panchina, ti ricordi? Era lì in quella posizione. Sì, sì, sì. Adesso è sempre là nel gota dirigenziale del Milan, là nel insieme ai dirigenti più alti. Tra l'altro l'ultima gara con Giroud se l'è portato su. Non so, la domanda è, allora continuano a dire che entro Natale, sono straconvinto che entro fine anno arriverà. Non riesco a capire perché non sia già arrivato, non so se dipende ancora da lui. Infatti proprio questo ti chiedevano, cioè da cosa dipende l'eventuale arrivo o non arrivo di Zlatan. Non so se dipende ancora da lui, però dopo 7 colloqui non ci sarà ancora il dubbio cosa fare. E non so se dipenda da questione economica, ma dopo 7 colloqui non credo che ci sia ancora questo problema. Sinceramente non ho la più pallida idea perché non arrivi domani, non lo so. No, perché sai, in questi giorni... ce lo siamo un po' dimenticati, però alcuni tifosi comunque l'immagine sua è rimasta. Prima magari bisognava stare delicati perché magari arriva quando il Milan va male, non vogliamo farlo passare come salvatore. Va bene. Adesso sono arrivate 2 vittorie e se poi dobbiamo aspettare la sconfitta, allora la sconfitta. Poi c'è stata la lettera di Maldini, l'intervista, e può essere un elemento di non lo so, invento, di calma riguardo a questo. E dato che interviste di Maldini non sono previste, credo, nelle prossime settimane o nei prossimi giorni, cosa dobbiamo aspettare? Non so, 4 vittorie consecutive? E allora non è che abbiamo la garanzia che il Milan vinca 4 partite consecutive. Quindi non lo so, non ho la più pallida idea perché non chiudono questa questione, che è chiusa in pratica, ma sì, devono ufficializzarla. Sarebbe, Carlo, una situazione da dire, lo scopriremo solo vivendo, so che non ti no, piace, quindi... Per carità di Dio, per carità. Però aspettiamo. Non so che cosa, ma aspettiamo.
Lui la settimana scorsa a un compagno ha detto: "Ehi, settimana prossima vengo e ne parliamo", parlando di... Però siamo già oggi a mercoledì, quindi non so. Carlo, io ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento venerdì a questo punto con Pelle Rossonera. Un abbraccio, ciao.